Poche persone, pochissime persone, ma un momento molto solenne. Era doveroso, diciamo, dare questo segnale, diciamo, anche di riconoscenza, diciamo, a chi ha lottato e ci ha portato a questa liberazione, che è la base fondamentale della nostra democrazia, quindi la data fondamentale, l'avvio dell'attività democratica nel nostro paese. Quindi era doveroso ringraziare e ricordare questa celebrazione, come l'ha fatto anche Presidente Mattarella. C'è stata anche una piccola cerimonia, di analogo valenza riservata nei comuni vicini, anche a Salerno, e anche Pagani, diciamo, ho voluto ricordare e celebrare, quindi dare anche un segnale alla cittadinanza che non ha potuto partecipare, al quale va il mio saluto e ringraziamento, diciamo, per la responsabilità che stanno dimostrando analogamente agli altri territori della nostra provincia in questo momento difficile. Diciamo che in questa è l'occasione per riunirci nello spirito unitario del nostro paese, quindi sulla base dei principi fondamentali della libertà, della giustizia, della coesione sociale e quindi della solidarietà. Quindi è importante che tutti diano il loro contributo. Colgo l'occasione anche per dare un saluto ai consiglieri comunali che stanno dando tutto il loro apporto in questo momento difficile, e io confido molto sull'apporto che ciascun consigliere potrà dare in questi mesi di emergenza, diciamo, che ci portano anche ad assumere provvedimenti di solidarietà molto importanti per far sì che questa emergenza possa risolversi in tempi brevi e limitando le ricadute sociali che comunque ci saranno. Sarà la rinascita, dottore Amendola. Si spera che ci sia questo, c'è l'ottimismo di tutti, c'è la responsabilità di tutti, c'è l'apporto che tutti i dipendenti comunali, in particolare coloro che stanno sul territorio, i vigili urbani, le forze dell'ordine stanno dando in questo momento. Quindi l'apporto, tutti noi commissari hanno dato il loro apporto e stanno cercando di far fronte anche a quelle che sono, come dicevo, le esigenze sociali. Abbiamo dato anche questi primi contributi, ci sono gli altri strumenti messi in campo dalla Regione e dal Governo, alle quali noi cercheremo di allinearci con il contributo e la partecipazione di tutti i cittadini. Per noi italiani questa è una giornata che non si può dimenticare, è importantissima. Ecco, in questi giorni, in questi momenti che stiamo vivendo, ecco, la libertà è una cosa che non ha prezzo. E quindi 25 aprile per noi italiani, per quelli che l'hanno combattuto, per quelli che l'hanno ottenuto, ma noi che la dobbiamo conservare, la libertà è il bene maggiore, il valore più grande che possa esserci per la dignità umana. E quindi oggi ricordare coloro che hanno dato la vita per noi italiani, per la nostra libertà, è sempre un momento importante.